Perfetto. Ah. Ciao a tutti ragazzi, io sono Dante, oggi sono qua, tornato ragazzi, in un altro episodio dell'Odissea dei Satinidi insieme, dall'interno di Ancestors. Allora, oggi andiamo un po' avanti, raga. A parte che oggi, raga, dobbiamo trovare l'isola. Dobbiamo trovare l'isola. Cioè, l'oasi, quella lì del deserto. Che l'ultima volta non ho trovato. E più o meno so dove poter andare. Cioè, non ho visto niente, eh. Però sappiamo che l'oasi. Cioè, l'oasi. La savana è da quella parte di là. Quindi andremo là e andremo a visitare un po' tutte le zone che non ho ancora visitato. Vediamo un po'. L'ultima volta c'è morto un poveraccio c'è morto. E purtroppo non ci posso far niente. Perciò oggi vediamo di non far morire nessun altro e comunque vediamo un po'. Io comunque ve lo dico subito, raga, se per caso la mia intera specie dovesse morire oppure io dovessi concludere il gioco, la serie si fermerà in ogni caso, purtroppo. Anche perché poi alla fine del gioco semplicemente è il balzo evolutivo fino all'età nostra, più o meno. Quindi non lo so, o fino a una sottospecie di uomo erectus simile a noi. Penso che la fine sia quella, alla fine, perché tutta evoluzione dell'uomo dovrei seguire gli obiettivi, seguendo gli obiettivi arriverò fino a quel punto lì. Il problema è che è un gioco veramente immenso, porca puttana. È veramente gigantesco, poi è tutto sopravvivenza e coso, quindi aggiungendo il fatto del bere, del mangiare. Il fatto che qualsiasi cazzo di animale ci vuole morto, perché è la natura così che comanda, ci sta. Però io ve lo dico, in ogni caso, che io riesca a finirlo, che io muoia definitivamente con tutta la specie, ce ne vuole, in effetti. Però è più un'impresa far morire tutta la specie che in effetti finire il gioco. Però perché dovrei mandare tutti al macello. Ed è quasi difficile. Però minchia quanto sono lunghi i caricamenti. Beh, in effetti ci sta che il caricamento sia così lungo perché deve caricare tutta la mappa. Tutta la mappa. Chissà quanto è grossa però, porco mondo. È quello che mi fa paura, cioè è immensa. Già soltanto la foresta. Ok, si parte. Allora, di là devo andare, sì. Allora, veloci, senza badare a troppi indugi, si va. Dovrei mangiare più che altro queste qua io. Per resistere al freddo e alle ossa rotte. Sì, non sto a farmi la punta, la lancia. Anzi, vabbè, ce l'ho qua, dai. Thank you.
Porca la puttana di una neva. E voi che cazzo ci fate qua? No, 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 torniamo indietro. No, no, non voglio perdere nessuno io. Ci manca soltanto che perdo qualcuno nel viaggio, sì, buona. Allora, per far qualcosa di sensato dovrei andare avanti giorno e notte. Ora vediamo un attimino come si sviluppa la faccenda. Se continua a costeggiare il lato destro, in teoria dovrei arrivare tranquillamente, evitando il fatto di beccarmi animali di vario tipo. No, porca puttana Eva. Se facessi un giro così, mi rompono le balle. No. Non so cosa è successo, ma va bene. Si è allarmato, forse ha visto o ha percepito qualche animale. Aspetta, che forse io qua sotto si può trovare roba, eh? Cosa? Ecco, e prima ho sprecato il mio tempo. Roba inutile. Ah, meno male, ha smesso di piovere. Almeno ci godiamo un pochettino, la bellezza del panorama. Ho capito che sembra una zona molto tropicale, però. Ho un po' rotto il cazzo. Oh, attenzione.
Albero. Alberello, alberello, alberello. Mio alberello, mio, 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 mio. Che anche soltanto far così mi consente la protezione, quindi siamo a posto. Stai calmo. Ah, quasi mi sembrava un pitone, Madonna, mi sono cagato addosso. Ok, ci sono quasi qua, dai. Dai, dai, dai. Poi vediamo un po' le altre zone, magari sblocco qualcos'altro in più. Un posticino abbastanza accogliente questo, no? Non è per niente un brutto posto, però come posto riparato non è per niente bello. Male non è. A proposito, che io qua non ho scoperto allora sto posto. Nuovo logo scoperto. Foresta. Minchia, sempre la solita. Ah, giù c'è un pezzo. Non che sono maschio adulto single. Cazzo, devo fare dei figli.
Torniamo fino all'alba. Vediamo un po'. Sto finiti i bonus. Allora, devo trovare dell'acqua e del cibo. Nascondiglio quello. C'è un bel pitone grosso grosso che a me non piace. Forse là sopra ce n'era da mangiare, anche da bere c'era, porca puttana. Porca di quella miseria, ladra bastarda. Ok, sono salvo. Ok, spero di arrivarci. Perché porca puttana sprecare così tanto tempo, però non mi va bene, dai, cazzo, pochissimo, resisti poco. Per favore, dai, 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 ce l'hai fatta, ora ti riposi, dai. Dai, cazzo. Però rompe veramente il cazzo, raga, con sta cosa qua della fame e della sete, che figlio di puttana. Ah, è la bagascia che ho infilzato.
Dai. Si vedeva dal colore. Ok. Questo è buono. Questo sì. Ormai quasi li distingo. Potrei quasi andare a vivere nella giungla selvaggia e sopravvivere. Sto scherzando, non me ne frega un cazzo a me, raga. Sto bene qua a casa mia. Allora, la tigre se ne dovrebbe essere andata. Si dovrebbe essere levata dal cazzo. Ok. Allora. Io non ho più robe per le ossa rotte, quindi sono messo abbastanza male. Là c'è un bel pitone. Oh, bel pitone. Bel pitone, brutto bastardo di merda, eh. Che magari l'ultima volta non l'ho visto, però adesso ti ho visto, quindi sì. Ti lascio questa re porca puttana Eva. Ma certo che sei proprio bastardo, è forte. Non c'era nessuno prima là dentro. Eccoci qui. Allora. Bello sto posticino. Niente male questo. Ok.
Ah, ha smesso di piovere di suo, perfetto. Meglio così. Ok, salta direttamente, vediamo un po'. Sempre foresta, eh? Premendo il tasto giù mi faccio la roba più immersiva. Bella. Santi Dio. Quel coso lì sparisce? No, rimane ancora un po'. Ok. Questa è sicuramente una caverna, quindi inutile stare a cincischiare troppo. La gola coperta. Vai, ho la paola spacca, vaffanculo. Se non lo faccio adesso non lo farò mai. Il passo roccioso. Vieni qua, stronzo. Te lo pianto in gola. Super. Oh. Qual è quella da lavare, scusa? Che? Qual è la calza da lavare? Quella Questa lì. Ok. lì, sì. Cosa dice? Oh.
Apri. Presciacazzi queste due tigri di merda. Vaffanculo, merda. Che cos'è? Ma ti ringrazio, ma che hai attivato quello, se vuoi attivare anche un'altra cosa, no? Un po' quello di più. Cos'è, sta piovendo? Oppure perché sono entrato nell'acqua di notte? Forse più quello. No, piove. Che culo ragazzi, che culo. Ah, eccola qua. Mi stava avvicinando, no? Spero di sì, perché sennò sto facendo giri inutili. Va bene, dai, su, sì, ok. Ritorniamo con il mod di arrampicarsi di merda. Madonna, quando lagga così, mi viene sempre una paura che crashi. Mezzanotte, va bene.
sono le iene qui. Quindi vuol dire che sono in un buon punto. Foresta, sempre foresta, tutto foresta. Ma io un altro modo per vedere una missione non ce l'ho. Ma un punto più di merda non mi poteva capitare. Ok, forse è quasi meglio andare di notte che di giorno. Veloce, 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 veloce. Ma ti ho girato tutto intorno. Quasi quasi me la vado a prendere quella. Perché io sono morto laggiù? No? Non ricordo più un cazzo. Forse è quella. Quella là mi sembra un'oasi a me.
sapete cosa faccio io? Prendo, vado là sopra, così dormo. Prendo l'affare, me ne metto a dormire. Così lui si riposa un pochettino. E magari fino alla notte prossima mi dormo. Non è neanche una brutta idea andare in giro solamente di notte, eh. Cazzo però, raga, bellissimo. Dovrebbe anche essere quella. Non mi ricordo neanche che cazzo devo cercare io. Fai un po' te. Dormiamo. Un nuovo cibo? Curcuma. Non mi piace come la mangia, non la mangio. Ma finché non muore non mi lascia in pace, lo so, dai, resisti, ciccio, un secondo. Ancora un po', dai, è lì. Sto anche cercando in giro da mangiare, se per caso ne trovo. Forse quel coso lì. Mi hai rotto il cazzo, mi hai rotto, che non sono messo bene su sta cazzo di zona. Oh.
là sopra c'è cibo. Sì, calmati. Ma vabbè, senti, vaffanculo, molla questa pietra di merda. Bevi. Anche se il rumore non mi piace molto, eh. Ok, puoi berla. Bevila. Ma non muore ancora? Ah, Madonna, quanto è dura. Sono quelle buone, aspetta, dammelo un po'. Queste qua sì, mi danno un botto di cibo. Mi curano. Dai, che non ci capisco niente con questa schermata qua di merda. Savana, va bene. Allora, sono nella savana. E fin qui ci siamo.
Cosa ho scoperto? Minchia, ancora. Oasi del bacino del bufalo. Quindi come siamo. Che cazzo devo trovare ancora? Allora, aspetta un attimo. Allora, comandi. Allora, obiettivi. Ok, grazie. Lo fai vedere l'obiettivo? Non mi rompere il cazzo. Pitone di merda, non mi rompere il cazzo. L'ho trovata. Oasi della freccia di roccia. L'ho trovata. La torre sulla spiaggia dell'oceano. Come? Daffanculo, non ho aspettato. Ma col sanguinamento ora muoio.
Dai, ho fatto un viaggio della Madonna, non posso scappare adesso. Questa è nuova come roccia, comunque. Pietra preziosa, rubino. Sì, ok, però a me adesso mi serve un po' quella roba là per curarmi. Nascondiglio, perfetto. Serve a un cazzo a me sta roba qua. Se arrivo agli alberi forse potrei arrivare a qualcosa che mi curi. E poi seguendo anche il fiume dovrebbe sfociare sull'oceano. Non mi piacciono sti suoni. Trovarmi al più presto un niente. Cazzo.
Mi ci mancava qui un testa di cazzo che mi attaccasse, guarda. Andiamo da quest'albero qui, vediamo un po'. Recuperati un po'. Dai, su Cristo. Che due palle. Identifica la torre sulla spiaggia nell'oceano. Ah, Dio mio. Sono alberi o le foglie più o meno sono quelle, raga, forse qua la trovo. Però le ho viste. Da un po'. Vabbè. Dimmi che non è cibo. Non è cibo. Vabbè, mangia, senti. Non lo mangia? Oh, dai, su. Resisti un minimo, per favore. Elefanti! Dai, svegliati. Se ti addormenti schiatti, te lo dico io. Dai, e basta. Ma Grazie.
questo che cazzo è? Sì, però che non ci sia una roba per curarsi, santo Dio, menata di cazzo, ragazzi, oh. Sì, ho capito, hai sonno, basta, dai! Madonna, che mena coglioni che sei, eh! Madonna mia! Su, andiamo a dormire! Madonna santa! Che rompicoglioni, eh! No, veramente, io, raga, apprezzo tutte le cose, è bello, però, madonna mia! O ogni 12 secondi ha bisogno di dormire, sto ritardato. Ogni volta, ma porca puttana, ma io capisco, ma è troppo veloce la cosa della, la cosa del sonno e tutto, su. Dai, poggia lì con la merda, dormi. Fammi morire piuttosto, cioè questo qua deve dormire. Limite se è normale. Ecco. Perde ancora più sangue, è ancora più compulsivo. Crepo, guarda come crepo. Faccio prima a morire, guarda, porca di quella puttana di una Eva. È illegale comunque, che non mi permettano. Dai, su, che palle di vita. Ho capito, stai morendo, su, dai, che palle. Ma ci può essere una volta che non mi crepa la scimmia, porco mondo bastardo. Ammazzami, dai. Oh, che vita, ragazzi, che vita, porca troia, ogni volta. Oh, mi sono rotti i coglioni. Dai, su, veloce però, che cazzo. Oh, maledetto il signore. Ah sì, tutti morti, tutti morti. E tua madre, quella puttana di merda. Questa cos'è? Single, dai, facciamo un bambino, più non posso. Mi avete rotto il cazzo. Tu che sei maschio? Anziano, single, non mi interessa. Anzi, prima di cosa. Sì, ma io non ho punti evoluzione, come cazzo li ottengo ora? Ho capito. Ormai livellare è un macello, cioè non posso livellare. Allora, senti, fanculo. Ciao.
cazzo ci fa là dentro? C'ho quel presentimento che mi muore la specie, raga, eh. No, 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 mannaggia Cristo. Sono tutti vecchi qua dentro, raga, porca puttana Eva. Un'altra femmina. L'unica altra femmina fertile, penso, della mandria. E io mi sono fottuto lo so. Tanto non ci arrivo. A posto. Il neurone non può essere innescato perché non ha energia neurale. Grazie al cazzo. È per così che non ne ho. Ma se mandassi in giro un bambino? Non può fare il salto evolutivo con le cose lì. Non può neanche livellare. Però magari può fare determinate cose, aspetta, fammi un po' vedere. Oh, e dai, eh. Devo solo cambiare mano. Niente di simile dal proteggersi. Forse è per questo, perché non ho bambini. Forse è per quello che non mi aumentava la cosa. Questo fa schifo. È buono. Vabbè, al prossimo giro. La prossima. Mi sono rotto il cazzo. Sta andando malissimo. Sta andando sta cosa. Sta andando veramente male. Porca puttana. Niente, ci vediamo alla prossima e cercheremo di ritornare laggiù, sopravvivendo, sperando di tenerci dai piccoli. E vediamo un po' come va la cosa, dai.